Ocean to ocean, hear these words. You will never be ignored again. And yes, together, we will make America great again. Bentornato a tutti su AC Per l'Inter ringrazio il mio amico Jack per la prima parte e Musk per il resto. Vi ho lasciato anche in descrizione il link del video di Musk che è spettacolare. Che dire, sono contento? No, giusto appena appena appena, appena. proprio un, un goccino. Ora allora, vedremo se poi nei prossimi 100 giorni verranno mantenute le promesse, almeno in parte, tipo terminare qualche guerra come quella ucraina, semplicemente accordandosi con i russi, non è che si può fare qualcosa di diverso. Vedere di non scatenarne una con la Cina per la questione dei dazi e sul Bitcoin magari mantenere qualcosa. Però adesso noi concentriamoci su quello che ci serve, che è il breve, cioè andare nell'area rossa, poi vedere quello che andrà a succedere su Wall Street, che per me l'idea rimane sempre la stessa, ma ovviamente con un Trump al governo. Eventuali by the dip seri potranno essere delle opportunità anche prese, non dico qua leggero, ma meglio che con l'altra. Piccola nota di servizio, i prossimi più o meno 15-20 giorni i video non avranno la consueta qualità, cioè non ci sarà lo schermo verde, la qualità audio un po' inferiore, adesso sto registrando col mobile, il video lo registriamo col microfono, però i contenuti saranno sempre gli stessi, questo giro non riuscivo a portarmi tutto con me, devo muovermi parecchio. Come vi stavo dicendo, zona rossa, perché questa è una zona rossa, perché come vi ho detto recentemente è la zona sopra la t, la trendline gialla è la TH che abbiamo fatto marzo e in quest'area rossa è dove potremmo avere la verità come top se letteralmente adesso o mai più riusciamo a avere un minimo di fomo reale sul bitcoin e spingerci verso gli 80 k che sono qua. A quel punto è impossibile dire se abbiamo una mini fomo, cioè fare qualcosa del genere e poi venire giù, oppure arrivati in quest'area un momento di scarico e poi ulteriore fomo più in alto. Non intendevo uscire dalla linea rossa, è eh? intorno all'area dei 90, oggi completamente impossibile a dire. Ma la cosa importante è se iniziamo a tradare in quest'area, e le altcoin a questo punto o si muovono o si muovono, anche perché vi ricordo che la dominance è letteralmente in to the moon eh? e ora sta pure lateralizzando sul top. Con R6 pieno, fosse il grafico del bitcoin o di un altcoin inizierei a aspettarmi qualcosa del genere con un cambio trend se avviene qualcosa del genere adesso poco più sopra sulla resistenza dei 61 col bitcoin che lateralizza in quelle aree anche le nostre amate shitcoin e il wallet eh, daranno un segno di vita questa è la total 3 che comunque vedete non è messa così male che abbiamo un minimo abbiamo un'area di minimi superiore una sorta di riaccumulazione ora sarebbe bello vedere a prescindere dai movimenti del bravissimo dei barrici, nei prossimi 1 2-3 giorni ci sarà, credo ci sarà parecchia volatilità abbiamo anche mr powell domani eh, quello sarebbe vedere una rottura verso più o meno in quest'area massimi non so se raggiungeremo i massimi di marzo però già una spinta verso quest'area vi assicuro che su molte altcoin ci sarebbe da eh, divertirsi e divertirsi parecchio poi voi immaginatevi a quel punto un bitcoin da qualche parte intorno magari gli 80 giù di lì le coin che stanno andando bene tutti che urlano che ora è, si è partiti per i 100k ma vi ricordo sempre che la, la realtà del macro è sempre la stessa Trump fino a gennaio non ha poteri successivamente non è di certo bitcoin la sua prima priorità tra l'altro la sua prima priorità è portare via anche l'inflazione in maniera concreta e se i mercati scaricano parecchio nei primi mesi di mandato casualmente gli farebbero un piacere poi vedremo strada facendo eh. non è detto che per forza però Ricordatevelo, tanto ve lo ricorderò io sempre, se le altre si muoveranno cala la domina se siamo all'interno dell'area rossa. Però questo è il setup un po' che abbiamo al momento che non è per niente male. È giusto un inciso su Ethereum che molti me l'hanno chiesto, su Ethereum è andata come me lo aspettavo, un po' peggio perché sono andate un po' peggio le alte, un po' peggio il Bitcoin, però sostanzialmente con l'arrivo dell'ETF Ethereum poi ha scaricato perché ETHE, eh, vi ricordate, fossero uno dei pochi a parlarne, se non l'unico, ha iniziato a vendere, il Bitcoin poi ci ha messo del suo calando, l'interesse su Ethereum, sulle ETF di Ethereum è veramente poco perché se non c'è FOMO sul Bitcoin, è ben difficile che sulle alt ci sia qualche interesse o FOMO e le cose sono andate come la previsione. Anche su Ethereum stesso identico discorso. Se Bitcoin riesce a creare quel minimo di FOMO, arrivare a questi 80k, 81, 82, quello che sia, ma muovere un po' il tutto, far pensare le persone che non sono entrate o sono fuori, è troppo tardi, ho perso il treno della vita, eccetera, è normale che avremo un movimento decoroso su tutte le alt Ethereum in primis. E una TH su Ethereum? Mm, la vedo complicata. Già un Ethereum, vi dico, più o meno in quest'area, sui 3.000 e... 5 indicativamente 3.600 vedremo un po come sarà messo il bitcoin ma un movimento del genere di tiri vuol dire che c'era stato già un bel movimento sulle alt vedremo un po come sarà la dominance, il bit eccetera oltre i 4.000 ma con eth e e poco interesse proprio anche velocity, la vedo un po' eh, complicata, è scesa un po' troppo in questo periodo ed è un po' troppo dietro bit. Poi comunque vediamo un po' come si svolgerà il, il tutto. Ma se avete lavorato bene vi interessa relativamente poco, in quanto se negli ultimi mesi avete approfittato per ribilanciare il wallet in caso... Di qualche errore su alcune altre fare degli acquisti anche di ribilanciamento quindi eravate parecchio in perdita quando sono stati que quei crash importanti sulle alte avete ribilanciato per abbassare il prezzo medio eccetera a voi se già da oggi total 3 torna più o meno dove abbiamo visto prima di certo non piangete miseria che è la cosa importante bene oggi è puntata di recap attendiamo un po ora che il mercato sbollisca speriamo che powell domani non non sia antipatico. E ora tutti a festeggiare.